un motore diverso, hai fatto la cilindrata, poi torni alle gare. Tanto Marta Milani qui è un compito difficilissimo, ma già vederla in finale ci conforta. Era stata in finale agli europei direttamente all'aperto con il settimo posto l'anno scorso, si era migliorata molto e qui ha corso bene la bergamasca di Treviglio. È la più giovane tra l'altro Attilio in questa finale, di appena 7 giorni più giovane rispetto a Xenia Zadorina, la russa in sesta corsia. Sì, non c'è il podio di Torino, gli atleti devono fare in corsia le prime 2 curve per guadagnare la corda. Ecco partita questa gara, saranno 2 giri per questo 400 indoor, partita forte direi, Janine Lindberg. Tutte le migliori all'esterno, nella parte alta, maggiore raggio di curvatura, curva più ampia, può esprimere maggiore velocità, ora le atlete possono andare tutte in prima corsia. Partita forte la Lindberg, ma lì a prendere la corda direi Olesia Krasnomovets. Marta Milani è attualmente in quinta posizione, già parecchio staccata Krasnomovets, Zadorina e Rosolova sono ai primi 3 posti. Krasnomovets arriva sul rettilineo che la porta verso il traguardo in prima posizione, ma dietro rinviene per l'attacco finale Xenia, chiedo scusa, Denisa Rosolova, che va a vincere l'oro proprio con un bel recupero finale nei confronti di Olesia Krasnomovets. Dunque